Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere una nuovissima One Glitch urgente per duplicare qualsiasi auto e qualsiasi veicolo da solo, senza l'aiuto di nessun amico. Prima di cominciare vi invito a bombardare questo video di pollice in su, di like e iniziamo subito. Questa One Glitch è molto semplice e veloce da fare. Dovete essere in una sessione solo ad inviti. Per eseguire il Money Glitch dovete per forza avere due garage nello stesso palazzo e dovete per forza aver acquistato questi due garage con appartamento che si trovano in questa locazione. Mi raccomando, è molto importante, dovete per forza avere questi due garage, altrimenti il Money Glitch non funziona. Un garage dovrà essere pieno e un garage invece non dovrà essere pieno. Il garage che dovrà essere pieno di auto o veicoli dovrà essere il garage dove non avete l'auto o il veicolo che duplicate, mentre il garage che non dovrà essere pieno dovrà essere il garage dove avete l'auto o il veicolo che duplicate. Non importa quale dei due garage è pieno e l'altro vuoto, questo ragazzi non importa. Come ben vedete nel video, questo è il garage pieno, mentre quest'altro è il garage non pieno, con due posti liberi all'interno e con all'interno parcheggiata l'auto o il veicolo che volete duplicare. Quello che vi consiglio è di duplicare un'auto Lowrider modificata al massimo all'officina di Bennis, così che il guadagno sarà più elevato rispetto a se venderete auto di lusso duplicate, in quanto molte auto di lusso duplicate non ve le farà vendere, mentre molte auto di lusso duplicate ve le farà vendere però a basso prezzo, a circa 100-200 mila dollari, così come anche i veicoli militari. E in questo Money Glitch dovete applicare la targa personalizzata all'auto o al veicolo che duplicate, altrimenti o il Money Glitch non vi funzionerà, non si duplicherà l'auto o il veicolo, oppure se si duplicherà non potrete vendere le auto e i veicoli duplicati col bypass, ma dovete aspettare per forza 45 minuti prima di poter vendere un'altra auto o un altro veicolo duplicato. Poi avete bisogno del centro operativo mobile con all'interno il deposito dei veicoli personali. Il COM dovrà essere vuoto, non dovete parcheggiarci all'interno nessun'auto e nessun veicolo, dovrà essere vuoto e dovete parcheggiare il centro operativo mobile in questo punto preciso contro questa parete del muro, come state vedendo nel video, altrimenti il Money Glitch non funzionerà. La prima cosa che dovete fare, dovete entrare all'interno del garage non pieno, dovete entrare all'interno dell'auto o del veicolo che volete duplicare, poi dovete accelerare per uscire dal garage. Quando sarete usciti dal garage, se vi farà spawnare in questo preciso punto davanti al rimorchio del centro operativo mobile con dietro il garage, non dovete fare niente, altrimenti dovete posizionarvi in questo punto preciso davanti al rimorchio del centro operativo mobile. A questo punto, leggermente dovete andare in retromarcia con l'auto o veicolo che state duplicando. Come noterete, vi spunterà questa opzione, ovvero l'opzione del garage dove volete entrare. A questo punto, dovete selezionare il garage pieno. Dopodiché, comparirà questa schermata con scritto garage pieno. Per lasciare il veicolo attuale nel garage, devi trasferirne uno nell'altro garage. Attenzione adesso, a questo punto dovete premere una volta la freccia destra e dopo mezzo secondo X. Non dovete premere entrambi i tasti contemporaneamente, ma dovete prima premere la freccia destra, poi dopo mezzo secondo premere X. Per Xbox One e PC dovete premere gli stessi tasti di PS4. Fatto ciò, se questo passaggio starà funzionando correttamente, sarete nella gestione dei veicoli del garage pieno e a questo punto su PS4 dovete aspettare 5 secondi, mentre su Xbox One e PC dovete aspettare 15 secondi e una volta che avete aspettato questi secondi dovete premere cerchio e poi X per far sì che non sostituirete l'auto o il veicolo che state duplicando con un'auto o veicolo che si trova all'interno del garage pieno. Perciò mi raccomando, dovete uscire dal menu gestione veicoli del garage pieno senza sostituire nessun'auto e nessun veicolo. Dopodiché dovete uscire dal garage. Quando sarete usciti dal garage,
o vi farà spawnare qua dove mi ha fatto spawnare a me, oppure vi farà spawnare all'interno del deposito dei veicoli personali del centro operativo mobile. Nel caso dovreste spawnare all'interno del COM, dovete aprire il menu interazione e dovete suicidarvi. A questo punto dovete entrare all'interno del COM e se il money glitch avrà funzionato correttamente, all'interno del COM ci sarà l'auto o il veicolo che stavate duplicando. La targa non cambierà, non si modificherà, ma rimarrà la targa che avete applicato all'auto o al veicolo prima di eseguire il money glitch. A questo punto dovete salire sull'auto o veicolo oramai duplicato, dovete accelerare per uscire dal COM e dovete parcheggiare l'auto o il veicolo duplicato all'interno del garage non pieno. Come noterete, avete così duplicato l'auto o il veicolo personale. Come vi ho detto pochi secondi fa, la targa dell'auto o del veicolo duplicato non cambierà, non si modificherà, ma rimarrà sempre la stessa targa che avete applicato all'auto o al veicolo prima di eseguire il money glitch. A questo punto avete completato il money glitch al 100%, dovete salire sull'auto o veicolo duplicato e dovete recarvi al Santos Custom per vendere l'auto o il veicolo. In questo money glitch c'è il bypass, perciò potete vendere ogni auto e ogni veicolo duplicato senza aspettare i 45 minuti, guadagnando così un sacco di milioni di dollari in veramente pochissimo tempo, in quanto questo money glitch è molto semplice e soprattutto molto veloce da fare. Quando questo money glitch verrà patchato, quindi non funzionerà più, lo scriverò nei commenti e bloccherò il commento in alto così che sarà visibile a tutti. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcover è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella! Now